Allora, da oggi nel sito di Terre Volute, quindi www.terrevolute.it, a tutti sarà possibile accedere a quello che è il grande patrimonio documentale conservato presso il Consorzio di Bonifica appunto Veneto Orientale. Quindi chiunque, il singolo cittadino, il dipendente del consorzio, lo studente, il docente, il professore, possono finalmente vedere qual è la ricchezza e anche la diversificazione dei vari documenti che sono appunto conservati all'interno di questo archivio. L'idea è quella di valorizzare questo patrimonio, di renderlo disponibile per ricerche, per la conoscenza, anche per la semplice curiosità. L'importante è appunto conoscere questo territorio, condividerlo e anche partecipare al suo arricchimento, cioè chiunque possa avere anche un documento personale a casa che ha voglia di comunicare, di condividere con altri, può a questo punto farlo anche attraverso questo sito. Una giornata di importanza storica, non ho nessun dubbio nel definirla tale, perché finalmente, dopo oltre 2 anni di lavoro, mettiamo a fattor comune, digitalizzando il 60% per il momento del nostro patrimonio archivistico, che ci rende quindi tranquilli dal punto di vista della valorizzazione, della conservazione e della fruizione. Allora, su questo io credo il salto di qualità che abbiamo voluto far fare a questo strumento fondamentale di conoscenza e di identità è sicuramente un fatto storico. Conoscere significa poter guardare al futuro in maniera più lungimirante, ci permetterà di sapere cosa è stato fatto, chi siamo, da dove veniamo e ci permetterà di poter scegliere dove andare in maniera più conscia e anche più efficace per il territorio. Io mi auguro, oggi c'era la presenza del vicepresidente regionale, che la regione ha condiviso questo percorso, che ci dia una mano a completare, siamo al 60%, a completare l'altro 40%, perché questo diventa uno strumento per tutti di conoscenza e di cultura di valore, se mi è permesso, inestimabile, e quindi credo che questo, per questo oggi è una gran bella giornata. E facendo una battuta, sono i soldi più ben spesi che il Consorzio ha impegnato negli ultimi anni.